Rinascente Cesenatico. A Cesenatico, sull'Adriatico, a Cesenatico, la vacanza con te. A Cesenatico, sull'Adriatico, a Cesenatico, è l'estate per te. C'è una gran festa in riva al mare, è una vacanza. C'è la piadina, la va per me, la va per te, a Cesenatico per stare insieme a te. La va per me, la va per te, su questa spiaggia mi sento come un re. Cesenatico, la vacanza con te. A Cesenatico, sull'Adriatico, a Cesenatico, è l'estate per te. C'è una gran festa in riva al mare, una vacanza eccezionale, terra serena, piena di sole. In questo mare mi voglio innamorare. La va per me, la va per te, a Cesenatico per stare insieme a te. La va per me, la va per te, su questa spiaggia mi sento come un re. Cesenatico, la vacanza con te, e la Romagna, hey, e la Romagna, olé, e la Romagna, hey, e l'estate per te. Andiamo Burdel, questo è il ritmo dell'estate, mare, sole, divertimento totale, a Cesenatico, la vacanza per te. E mei da c'è Ugne. Gentile pubblico e amici di Screcce, ben ritrovati, siamo a Cesenatico. Oggi qui a Cesenatico le nubi sono leggere, come leggero il ricordo di Marco Pantani che qua si allenava e qua ha mosso i primi passi da ciclista. Ma i sogni sono ancora più leggeri, questa organizzazione che ha portato a termine con oltre 12.000 atleti una gara meravigliosa che ha dimostrato di essere, oltre che paesaggisticamente di valore, ha dimostrato una grande organizzazione dove il tema della sicurezza è stato veramente messo al primo posto. Una Nove Colli dove gli organizzatori sono un emblema, sono un modello per tutti coloro che ne organizzano tante in tutta Italia, ma non sempre le cose vanno per quel verso giusto. Oggi qua veramente c'è la scuola e c'è l'università. Abbiamo tanti ospiti, tanti ne presenteremo, tanti si alterneranno, ma abbiamo subito raccolto l'intervista proprio alla seconda classificata, Serena Gazzini, che proprio un anno fa, poco meno di un anno fa, è stata coinvolta in un tragico incidente. Veramente si temeva per la sua vita. Siamo stati contenti di vederla oggi qui in sella e insomma ci ha raccontato un po' la sua esperienza. E poi di nuovo qua in studio. Serena. Serena, non è facile arrivare secondo a una Nove Colli dopo tutto quello che ti è successo, contaci. Contentissima Serena Gazzini, perché passo l'arrivo, vivere, morire, vivere. E se ci penso al 28 giugno, che non è neanche passato un anno, dove ero stesa in un letto, dove la mia vita doveva finire, invece qualcuno ha voluto un finale diverso per Serena. Quindi mai lamentarsi, sono solo contenta di essere alla partenza di ogni gara
e vivo la mia vita meglio che posso, giorno per giorno, sempre pensando al sorriso dei miei figli, che sono la cosa più bella che ho, Gabriel e Giorgia, e guarda, un grande secondo posto, veramente grande. Cosa ti era successo in quell'evento? In quell'evento è successo che ho avuto uno scontro in gara mentre stavo vincendo e mi ha fratturato le orbite, zigomo, mandibola, ma soprattutto mi ha fratturato la C1, la C1, 5, 6 e 7, e credo che con tutte queste fratture si doveva solo morire o rimanere paralizzata. Qualcuno ha voluto un finale diverso e secondo me la Madonna ha voluto questo, quindi io devo solo ringraziare per questa nuova vita che mi hanno permesso di fare giorno per giorno. Noi c'eravamo quella Gran Fondo e per protesta non l'abbiamo messa in onda e abbiamo denunciato ogni anomalia che c'è stata. Qua invece alla Nove Colli è tutta un'altra storia. No, quella Nove Colli è tutto organizzato bene. Io non do mai la colpa a nessuno, si vede che fatalità quel giorno, purtroppo ci sono stati tantissime persone che sono finite all'ospedale. Serena Gazzini è stata la più grave, ma Serena Gazzini ha troppa voglia di vivere, come dico sempre ai miei amici, io ho scelto di vivere al 100% la mia vita e col nome che mia sorella ha scelto per me, Serena. Paolo Garniga, consigliere nazionale, tu sei fuori strada, qua non è fuori strada, abbiamo sentito la Serena che è andata fuori strada per colpa di un'organizzazione becera, insomma è qua che se la sta raccontando, credo che per te sia una soddisfazione doppia. Ma sicuramente sì, sai, fuori strada, però come sai da sempre per me vale multidisciplina, perciò è giusto esserci anche qua. Non vale la pena parlare dei perdenti, bisogna parlare di organizzatori come questi da Nove Colli che veramente fanno tanto per 12.000 persone e qua si corre tranquilli e sicuri, è una bella cosa. Ecco, nell'orizzonte, nel panorama di Rio adesso, poi dopo ci saranno le nuove cariche, dove potremo vederti Paolo? Vabbè, sicuramente c'è ancora tutta una stagione anticipata, perciò abbiamo già a giugno campionati italiani assoluti, campionati italiani giovanili, il campionato italiano team relay, prossima settimana in Val d'Aosta, perciò attività ce n'è tantissima, Paluber sta cominciando a tirare le righe e vediamo di essere rappresentati. Fra qualche giorno sapremo se avremo tre uomini, sarebbe la prima volta. Ti aspettiamo in studio con Paluber, tu lo sai. Sicuramente, ben volentieri. Ben rientrati in studio amici di Scratch, insomma bella questa intervista e sono contento di avere qua Maria Cristina Prati che sei stata vincitrice su strada nel 2015, complimenti. La storia della Gazzini è stata una storia veramente importante che ha coinvolto un po' tante persone. Sì, ho saputo dell'incidente della Serena e eravamo tutti molto dispiaciuti, per fortuna ho visto che è ritornata in forma e sono contenta per lei. Ecco, in termini di sicurezza si può far molto, questa è una Gran Fondo che attestimonia ogni anno la grande severità nell'ordine. Sì, questa qui è una delle regine delle Gran Fondo, non soltanto per il paesaggio, per l'organizzazione, ma anche per la sicurezza. Io sono proprio di Cesenatico, quindi la vivo molto di persona, proprio da vicino questa Gran Fondo, e sono contentissima di sentire i commenti delle persone che vengono da fuori e che vengono a fare una Gran Fondo meravigliosa. Una Gran Fondo che ha 12.000 iscritti nel giro di 3 minuti e soprattutto un indotto di 70-80.000 persone che con dei pacchetti ad hoc riempiono tutti gli alberghi. Sì, è una gran bella occasione per la nostra città, per avere oltre che turisti negli alberghi eccetera, ma proprio per vedere tutto il contorno. Io sono giorni che magari tornando dal lavoro vedo ciclisti in giro con maglie colorate, vedo gruppetti o che vanno per le nostre strade, che si ritrovano sui nostri viali. È una bella coreografia, sinceramente. È veramente una festa vederli. Il tuo nome mi fa venire in mente Prati, un'ala sinistra del Milan, che forse alcuni di voi si ricorderanno, forse i più attempati. Io non seguo sinceramente il calcio, però me l'hanno detto. Era un grande giocatore. È un onore. Che Gran Fondo è stata la tua?
La mia gran fondo è stata una gran fondo, diciamo, di rincorsa, perché all'inizio ho patito un po' il primo caldo, insomma, di queste giornate. E, ho dovuto rincorrere alcune avversarie, alla fine siamo arrivate in volata in quattro e purtroppo ho perso il terzo posto e sono arrivata quarta, però sono molto contenta perché vengo da un paio di settimane fa, ho avuto l'influenza che mi aveva un po' penalizzato, sento che le cose stanno ricominciando a girare. E noi ti facciamo gli auguri, grazie a Maria Cristina Prati. Adesso andiamo con il secondo lancio, abbiamo intervistato Igor Zanetti, che guarda caso era anche un ciclocrossista, e poi Alessandro Spada del gruppo ciclistico Fausto Coppi, nonché presidente e anche organizzatore. Alessandro Spada, presidente del gruppo ciclistico Fausto Coppi e organizzatore di questa Nove Colli. Oggi qui a Cesenatico le nuvole sono leggere, intanto per il ricordo che ci lega a Marco Pantani di queste terre, questi colli dove lui si allenava, e da 17 mai numero fu più, diciamo così, di buon augurio, oggi ha 12.000 persone, insomma questa è la Nove Colli, è qualcosa di diverso da tutto il resto delle Gran Fondo. Sì, diciamo che 46 anni fa la Fausto Coppi ha inventato questo nuovo format che sono le Gran Fondo, è stato esportato in tutto il mondo, copiato da parecchi, e è iniziata una nuova forma di turismo, il cicloturismo, che appunto qui in Riviera ad esempio riempiono gli alberghi da febbraio a ottobre per appunto pedalare sulle strade della Nove Colli e sulle cime, sulle salite che dove si allenava Marco Pantani. Strade e percorsi bellissimi dove si possono vedere dei borghi medievali fantastici, dove questa stagione aiuta a vedere dei panorami bellissimi. E cosa dire di più? Speriamo solo che le strade e gli enti preposti continuino a dare una assistenza, una migliore manutenzione a queste strade per fare in modo che i turisti anche stranieri continuino a venire qui. Una Nove Colli che si districa su tanti paesaggi, ma meriterebbe una tappa del Giro d'Italia, sarebbe epica, ma non è soltanto il favore del mare, maggio una stagione tiepida dove vedono gli albergatori forse più propensi a riempire un fine settimana, ma voi già dal giorno dopo delle iscrizioni mandate dei pacchetti che sono degli autentici affari e quindi invogliate le famiglie, qua si parla di 100.000 persone in tre giorni, è qualcosa che veramente è fantastico, non ci si può improvvisare gran fondisti se non si ha anche un po' di testa. Certo, e ovviamente la bicicletta è un po' come la vita e devi pedalare per rimanere in equilibrio e quindi è uno degli sport che ti insegna maggiormente ad apprezzare la vita, ad affrontare la vita nel migliore dei modi. E sul discorso di non improvvisare la Nove Colli, questo non lo si fa né ciclisticamente ma neanche con organizzando la manifestazione. Noi, pur essendo tutti dilettanti tra virgolette, credo che ci stiamo avvicinando molto ad un'organizzazione professionistica perché cerchiamo di limare tutti gli angoli dove possiamo ancora migliorare. In questi anni abbiamo fatto dei salti veramente molto grandi in avanti e grazie appunto alla squadra che abbiamo, ci sono circa solo dei nostri 400 volontari della Fausto Coppi, in tutto siamo 1100 persone sulle strade oggi a proteggere i 12.000 ciclisti e ad assisterli in tutto e per tutto. Amatori vuol dire anche assistere i giovanissimi, si do Zappacena nella prossima gara, voi darete una mano, un contributo con i gadget, insomma anche questo vuol dire solidarietà. Certo, sì, la Fausto Coppi ha un proprio settore giovanile, un vivaio dove ci sono i giovanissimi e dove ci sono gli esordienti. E noi siamo vicinissimi al settore giovanile
grazie alla Nove Colli riusciamo a portare avanti questo grande settore giovanile. In più diamo una mano anche ad altri, a Zappacenere diamo dei gadget, mentre questo è il 2 giugno la sua manifestazione, mentre per il 5 giugno organizziamo la Cronomen, bracciali del Cronomen, trofeo Nove Colli, proprio appunto perché daremo un contributo economico, perché c'era il rischio che non si potesse fare questa manifestazione e noi la vogliamo molto, perché vogliamo bene al ciclismo, vogliamo bene ai ciclisti e soprattutto a quelli giovanili, quelli che devono hanno un futuro davanti a sé. Noi amatori lo facciamo solo per diverso, solo per passione. Igor, tanto complimenti per questa doppia vittoria, ha rinnovato il primo posto dello scorso anno. Io ricordo di te il 96 Monte Prat, quest'anno nel 2016 sono rinnovati i campionati italiani di ciclocross, tu sei stato uno dei protagonisti, terzo classificato negli junior, quindi la multidisciplina per te era qualcosa di importante. Sì, l'ho fatto diciamo 20 anni fa, quando sia juniore sia dilettante facevo il ciclocross, è stata diciamo una buona esperienza. Ecco, alle tue spalle abbiamo una vincitrice del Giro d'Italia delle dilettanti, una tua compagna di squadra. Sì, la Barbara Lancioni, molto forte, oggi era impegnata a Cividale del Friuli, che era la Gran Fondo Giro d'Italia, speriamo abbia fatto bene, dai. Prossimo anno tu sarai iscritto, anzi adesso a giugno con il Giro d'Italia di amatori, ci sarà una tua presenza? Ma siamo iscritti come squadra, adesso dobbiamo valutare... cioè io più che altro devo valutare con gli impegni lavorativi se riesco a liberarmi, mi farebbe molto piacere. Tu hai detto che un dilettante, un amatore è un ciclista professionista, alla Nove Colli qua o si è veramente degli atleti o se no si fa fatica. Bah, come dicevo siamo diciamo magari amatori un po' evoluti, perché comunque ci dobbiamo allenare, essere, diciamo, avere metodo e ovviamente rubare parecchio tempo al lavoro per essere competitivi, e se no sarebbe comunque molto, molta fatica. L'importante è comunque metterci la passione, anche perché fondamentalmente è un hobby e comunque c'è sempre il lavoro da tenere da conto. Una Nove Colli che ha 4100 metri di dislivello potrebbe essere una bella tappa del Giro d'Italia qua, insomma, con tutti questi colli la fuga potrebbe venire, visto che tanti si lamentano che in questo Giro d'Italia non ci sono state grandi fughe. Ma sicuramente 4000 metri di dislivello, diciamo, sono molte salite, quindi non paragonabile a una tappa dolomitica, ma è una tappa che potrebbe fare molto male e molti distacchi. Beh, noi ti rinnoviamo gli auguri e i complimenti per questa bella vittoria. Grazie, grazie a voi. Ben rientrati in studio, amici di Screcci, abbiamo detto siamo live qui da Cesenatico. Oggi è una giornata leggera per i cuori e per coloro che hanno passione di un ciclismo importante, un ciclismo che non si fa male su se stessi, ma soprattutto non chiacchierato sempre inutilmente. Oggi la Gran Fondo testimonia esattamente i valori di questo sport, che sono valori aggregativi e di sistema, perché riescono veramente a fare con la loro orda di gente, portare tanta allegria e, perché no, anche un po' di prodotto interno lordo. Ringrazio anche Renato Di Rocco, il nostro presidente, che ci ha raggiunto, grazie Renato. Ma volevo parlare anche in termini di sicurezza con Roberto Sgalla. Abbiamo capito una cosa che è fondamentale: nel ciclismo tutti dicono quello che vogliono, ormai è diventato un porto di mare, però quando si fanno le cose belle, come in questo caso, dove si rispettano veramente i canoni della sicurezza, bisogna far chapeau, tanto di cappello. Sì, dove si fanno le cose belle e bene, e credo che la Fausto Coppi, non per niente io mi onoro di essere un iscritto alla Fausto Coppi e di avere a livello nazionale la responsabilità della sicurezza, perché tra le mie competenze c'è anche quella appunto della polizia stradale. La Fausto Coppi ha organizzato una maratona perfetta. Io voglio dire, da ciclista ma anche da occhio esperto, ho visto la sinergia, l'impegno delle varie forze di polizia, delle scorte tecniche. È fondamentale capire, pensare di fare una grande fondo così complicata, perché sono due percorsi, si attraversano tante strade, si attraversano vari comuni, quindi non è facile organizzarla, ma creare le condizioni per cui veramente si può correre in piena sicurezza. È evidente che oggi correre in piena sicurezza vuol dire che anche il ciclista deve rispettare le regole, perché purtroppo qualche volta anche il ciclista
pensa che avendo uno strumento più debole rispetto alla macchina tutto gli è concesso. No, il ciclista deve rispettare le regole e l'automobilista deve essere molto più tollerante. Io credo che questi siano un po' i valori che fanno sì che una Gran Fondo come questa sia veramente non solo la prima per storia, la prima per partecipanti, ma anche la prima per sicurezza. E noi siamo convinti di sì, che perché la stiamo raccontando già da 2 anni e ogni volta ci stupisce proprio per eccellenza. Renato, con lei volevo proprio parlare di un discorso che è molto semplice. Ultimamente, quando c'è il Giro d'Italia, pare che facciano a gare per sputtanare questo sport, quando poi alla fine è lo sport più controllato, però non serve, è lo sport dove comunque la gente al massimo occupa un po' le strade, ma non portano nulla di che, perché cosa fai? Arrivi a casa 1 minuto prima, 2 minuti prima, un po' di pazienza. Ecco, cosa si può fare? Perché le Gran Fondo ce ne sono tante, però le Gran Fondo fatte bene ce ne sono poche. Ecco, mettiamo una bella quadrata in questa cosa qua. Ma sì, intanto per quanto riguarda il ciclismo è la conferma che è uno sport di grande popolarità, per cui tutti si sentono un po' all'interno della grande famiglia e magari parlano anche a sproposito. Poi quando trovi questi eventi dove c'è grande entusiasmo, ci sono grandi numeri, c'è tanta nazionalità, c'è un associazionismo sviluppato, devo dire c'è anche un rapporto di solidarietà fra tutti gli atleti, perché qualsiasi minimo incidente meccanico c'è sempre qualcuno che si ferma. Poi concordo con quanto ha detto il dottor Sgalla, io ho fatto solo un tratto perché ovviamente lo faccio più da cicloturista che non con spirito agonistico e amatoriale, però devo dire che la sinergia, la cabina di regia che c'è stata per i servizi è stata straordinaria, fra forze di polizia locale, quelle nazionali e l'enorme gruppo dei volontari, generosi, gentili, cordiali, bellissimi, il sistema di rifornimenti, ma guarda veramente capolavoro, una piattaforma di lavoro di riferimento. Hai detto, è vero, ci sono tante Gran Fondo, poi ci sono le Gran Fondo. Sono state le prime, con la Nove Colli in testa, con quella, con la Gimondi, con le Dolomiti, con Roma, fare una piattaforma di lavoro per aumentare il livello della sicurezza, il rispetto dell'ambiente, anche il fatto che ci siano zone riservate per buttare magari le bustine degli integratori o le borracce che non utilizzano più, per cui la salute, abbiamo lavorato tantissimo per escludere tutti quelli che vogliono forzare un sistema agonistico esasperato all'interno di un gruppo, ce ne saranno 100 ormai, però gli altri 12.000 hanno voglia di andare in bicicletta, di stare bene fra loro, di divertirsi, anche su superare magari di anno in anno il loro limite della prestazione, quello ci sta, però insomma è lo spirito cicloturistico che deve prevalere. E credo, come hai detto te, 13.000 persone con tutte le famiglie, perché si vedono tanti bambini per fortuna che si godono 3 giorni di pieno sole in una cosa splendida che è ricca di storia, di cultura, a livello paesaggistico è un'armonia, guarda, pedalarla, perché quando pedali piano hai tempo di guardare a destra e a sinistra e vedere tutte queste valli splendide, per cui sai, 14.000 si fa presa a impattare su 35.000 persone per 3 giorni in un momento di bassa stagione, questa la dice lunga su quello che è il valore del ciclismo organizzato oggi. Grazie Renato, un percorso che comunque è partito veramente oramai un 10 anni fa con la federazione a occuparsi sì di ciclismo ma senza lasciare dietro nessuno, e tant'è vero che adesso andiamo a promuovere il terzo trofeo comune di Castelcucco da Mantova, il servizio di Massimo Vallesi, e poi torniamo in clima di Giro d'Italia con da Nonantola il passaggio del Giro d'Italia proprio di fronte alla Giacobazzi, dove i primi passi li mosse proprio Marco Pantani. Ci troviamo dietro le quinte del terzo trofeo comune di Castellucchio, siamo con Maria Bruna Novellini, un po' il deus ex machina di questa gara, perché grazie al suo impegno, grazie alla collaborazione creata con Luci Ceresarese, a Sarginesco oggi si parla di ciclismo giovanile e si guarda anche al futuro. Allora Maria Bruna, un impegno che la sta ripagando, perché siamo intorno ai 100 atleti che animeranno questa gara. Moltissimo, moltissimo, mi sta ripagando moltissimo e sono molto felice di questa manifestazione, di questa gara che si svolgerà oggi nel piccolo paese di campagna Sarginesco.
Dopo aver ascoltato il pensiero di colei che dietro le quinte ha lavorato sodo per questa manifestazione, per questo terzo trofeo comune di Castellucchio, entriamo nel vivo della competizione. Vediamo già in gara gli atleti della G1 ed ecco un protagonista, ovvero Federico Rezzaghi del Mincio Chiese, che ha abbandonato i compagni di avventura ed è pronto per festeggiare la vittoria. Alle sue spalle il fratello gemello Cristian Rezzaghi, sempre del Mincio Chiese, terzo Lorenzo Cuoghi, Mincio Chiese. Seconda gara in programma sarginesco sono gli atleti della G2, atleti che naturalmente dovranno affrontare 5 giri di un circuito di 900 metri, sono tutti pronti per regalare emozioni al pubblico presente sul tracciato. Una manifestazione organizzata con il patrocinio del comune di Castellucchio, ma soprattutto da un gruppo di appassionati di sarginesco che hanno voluto a tutti i costi che il ciclismo giovanile, il ciclismo del futuro venisse in questo piccolo borgo. Adesso vediamo all'opera gli atleti della G2, atleti di 8 anni, per loro 5 i giri da completare. Vediamo che le immagini ci hanno permesso di controllare la caduta di un atleta del Cicloclub 77. Siamo però già arrivati alle battute conclusive di questa prova della G2. Erano una quindicina gli atleti che si sono portati sulla linea di partenza e adesso si stanno preparando per la volata finale. Vediamo solitario sul rettilineo d'arrivo Manuel Trivini Bellini del Cicloclub 77. Alle sue spalle una lotta a due per la piazza d'onore tra Silvia Ciaghi del SC Mori e Daniel Fagoni del Mazzano. Siamo così giunti alla gara dedicata alla G3 per questo terzo trofeo comune di Castellucchio. Sono una ventina gli atleti che dovranno affrontare 7 giri di questo circuito di 900 metri. Ricordiamo che l'appuntamento dedicato alla categoria giovanissimi maschi e femmine è organizzato da Luci Ceresarese, che ha trovato in un gruppo di appassionati e di sportivi di Sarginesco un importante sostegno, un gruppo di sportivi che è stato guidato da Maria Bruna Novellini. Vediamo subito che la gara entra nel vivo di questa categoria, di questa G3, una manifestazione che ha regalato emozioni nelle prime due prove, ma anche adesso gli atleti non rinunciano a raccogliere gli applausi del pubblico e vediamo proprio la volata finale di questa G3 vinta da Saverio Leuzzi della Mazzano davanti all'atleta del nuovo GS Bionde Mattia Tullini, terzo Pietro Alberini del Mincio Chiese. Per quel che riguarda invece la classifica delle femmine, abbiamo al primo posto Camilla Facchini della Tato Bike davanti alla compagna di squadra Emma Zombini. Con la prova riservata agli atleti della G4 entriamo nella seconda parte del terzo trofeo comune di Castellucchio. Sono anche qui una ventina gli atleti tra maschi e femmine. Per loro i giri da completare sono 9. Siamo in attesa che la bandiera a scacchi venga abbassata, quindi noi cogliamo l'occasione per sottolineare che in terra mantovana, in questa categoria dei giovanissimi, abbiamo la nascita di un nuovo team ed esattamente il Tato Bike di Borgoforte. Bene, gli atleti di questa società, sebbene siano alle loro prime esperienze agonistiche, stanno dimostrando di essere all'altezza della situazione. Vediamo comunque gli atleti della G4 che si controllano nel tentativo di gestire al meglio le fasi di questa prova. Ricordo che gli atleti della G4 hanno 10 anni e per loro sono 9 i giri da completare. C'è un tentativo di fuga con gli atleti delle formazioni virgiliane, il Mincio Chiese davanti, due atleti del Cicloclub 77 alle sue spalle. E adesso stiamo arrivando al momento decisivo di questa prova. Abbiamo la vittoria di
Kevin Lanzarotto del Cicloclub 77 davanti a Cristiano Maioli del Mincio Chiese, terzo Andrea Bologna della Mazzano. Per quanto riguarda invece le ragazzine, vince la prova Maddalena Lodi Rizzini del Mincio Chiese davanti a Alice Franchini della Mazzano e a Lisi Ventura del Cicloclub 77. Anche questa gara ha riservato tantissime emozioni al pubblico presente. Bene, e ovviamente gli onori di casa li fa il primo cittadino, il sindaco di Castellucchio, che ancora una volta ha condiviso il progetto di favorire i giovani, lo sport, favorire anche un momento di cultura, perché lo sport è anche cultura. Gianluca Billo, primo cittadino di Castellucchio. Sì, buonasera a tutti. No, mi ha fatto piacere a noi come amministrazione comunale sostenere questa iniziativa. Non è la prima volta che cerchiamo, appunto, come sosteneva, di sostenere l'operato dei giovani, dei nostri concittadini, ma di sostenere lo sport ad ampio raggio, insomma. Quindi molto volentieri abbiamo patrocinato e contribuito notevolmente all'organizzazione di questa iniziativa, che mi pare si sia svolta per il meglio. Ecco, mi pare che ci sia un ottimo clima, un'ottima partecipazione da parte dei concittadini di Castellucchio, ma anche di tutti gli appassionati di questo sport. Insomma, quindi ci auguriamo anche di ripetere poi esperienze come questa. Penultima gara del terzo trofeo comune di Castellucchio sono gli atleti della G5. 11 anni, per loro sono 12 i giri da completare di questo circuito da 900 metri. Come vedete sono una ventina anche per questa categoria tra maschi e femmine, ma per loro, diversamente dalle altre categorie, qui la tattica comincia a diventare dominante rispetto all'agonismo. Quindi atleti che si controlleranno sino alla parte conclusiva della gara e di conseguenza tutti in gruppo per i primi 6-7 giri degli 12 che devono completare. Una gara di attesa, perché nessuno vuole uscire allo scoperto prima del dovuto. Abbiamo comunque già pronte le fasi finali di questo di questa gara. Ecco lanciata la volata della G5 con un atleta del nuovo GS Bionde in vantaggio. Alberto Marconcini batte Riccardo Grazioli al photo finish del Cicloclub 77. Siamo così giunti alla prova della G6, la sesta gara in programma a Sarginesco di Castellucchio per questo terzo trofeo comune di Castellucchio. Sono una quindicina gli atleti di 12 anni di età che devono affrontare il circuito per 15 giri. A dare il via è Maria Bruna Novellini, affiancata dal presidente dell'UCI Ceresarese, Simone Pezzini, organizzatori della manifestazione. Una gara che vive sulle strategie degli atleti, ma che a un certo punto, grazie a Stefano Leali, transitato adesso davanti alle telecamere guidate da Massimo Gallesi, e il compagno di squadra Luca Rezzaghi, si scombinano tutti i piani. Stefano Leali che fa l'andatura per 7 giri in solitaria. Gli inseguitori, gli immediati inseguitori, Ori Elia del team Barba e Claudio Ciachi del GS Mori, provano a ricucire lo strappo, ma tra i due battistrada e loro non c'è niente da fare. Vediamo sul rettilineo d'arrivo Stefano Leali, che ormai è pronto a festeggiare la sua vittoria. Gli inseguitori doppiati da parte di questo atleta. Al secondo posto arriva Luca Rezzaghi, compagno di squadra del vincitore. Eravamo ad aprile più o meno, bella giornata, e si diceva arriverà il giro, sì che arriverà, dove transiteranno? Ma qua davanti a noi, era quasi un sogno di mezza primavera, e se no è diventato realtà. Arriva
arrivano, anzi stanno andando, non arrivano, stanno partendo, la carovana multicolore, sono un tot di autovetture, sono bellissime, straordinarie, e ci richiamano, e anzi è una festa per tutti noi, grandi e piccoli, giovani e meno giovani, perché non mica tutti giovani qua, sono anche quelli degli ANTA 81. L'importante è che la carovana vada, la carovana faccia casino, la carovana ci ricordi a tutti noi che questo è il grande ciclismo, il Giro d'Italia, che sta per transitare, anzi siamo quasi alla conclusione. Meravigliosa, la carovana del Giro è passata qui, grazie, un bacione. Sono già transitati, carovana allungatissima, dopo 6 km c'erano già 15 commidori al comando, la voglia di fare della lettera ce n'è tanta, i giovani in modo particolare. Siamo qui all'azienda Giacobazzi, che tanto ha dato per far sì che le cose andassero per il verso giusto. Ci sono riusciti e ognuno di noi ha cercato di fare nel meglio possibile. A questo punto vi salutiamo, vi diciamo grazie per averci seguito, assistito, e augurando che il Giro d'Italia abbia un gran finale e che ritorni così a essere vinto da un italiano. Comunque esso sia, come si chiama, non è importante. L'importante è che sia uno in azzurro. Giro d'Italia Amatori 2016. Vieni con noi dal 3 al 5 giugno sulle strade della Campania per conquistare la maglia rosa e le altre maglie in palio.
tre giornate di grande sport, di grande spettacolo che sosterranno l'attività giovanile che rappresenta il futuro del ciclismo. Giro d'Italia Amatori 2016, ti aspettiamo! Dottor Andrea Zonza, oggi parliamo un po' delle proteine. Quanto sono importanti le proteine negli sport di endurance? Allora, l'utilizzo delle proteine negli sport di endurance sta prendendo sempre più piede. Ok, facciamo un esempio. Parliamo delle whey protein o delle proteine ad assorbimento veloce. Le proteine ad assorbimento veloce hanno, diciamo, svariate attività, funzioni, possono essere quindi, si prestano bene anche negli sport di endurance, di resistenza, quindi sfruttate o a colazione nella prima parte della giornata o utilizzate come spuntini. Utilizzate nella fase di pre-workout, quindi di pre-attività, hanno un'azione molto importante come scudo contro il catabolismo proteico. Poi non dimentichiamoci appunto il fatto che, a parte la funzione strutturale, quindi di ipertrofia, di anabolismo, di crescita della massa muscolare, possono essere sfruttate anche a scopo energetico, quindi entrare anche nel nostro metabolismo energetico e sfruttate, visto che una buona parte degli aminoacidi sono gluconeogenetici, cioè possono essere riconvertiti in zucchero, in glucosio e sfruttati per l'appunto in zuccheri e a scopo energetico. Ben rientrati in studio, amici di Scratch, parte finale di questa bella puntata con ospiti importanti. Poi quando c'è Renato Di Rocco io sono contento. Abbiamo anche Alessandro Nanni Costa. Lei si occupa, come è giusto, perché il ciclismo credo che tanti lo sputtanano perché hanno paura delle brave persone, dei buoni sentimenti che sa esportare il ciclismo e soprattutto dalla compattezza della gente, perché dove ci sono i ciclisti è un po' come dagli alpini, non ci sono schifezze. E quindi quando parliamo di questo parliamo di solidarietà con l'Istituto Nazionale dei Trapianti. Voi vi occupate al fianco di questa Nove Colli anche di questo
problema, tra virgolette, da risolvere. Sì, non è un problema. Noi promuoviamo, seguiamo l'attività che molti pazienti trapiantati fanno. Questo è un modo per diffondere la cultura del trapianto nell'ambiente sportivo e io devo dire che il ciclismo è estremamente recettivo su questo. Noi diciamo che quando siamo alla Nove Colli giochiamo in casa, ma direi che giochiamo in casa ormai nella federazione ciclistica, perché abbiamo l'appoggio della federazione, perché riusciamo a esprimere un'idea di solidarietà. Io sono un medico, ma come è successo oggi, i pazienti arrivano prima di noi, ci abbandonano, sotto sotto pensiamo che li abbiamo curati troppo bene, però noi arriviamo sempre dopo di loro e questo per noi è un grande risultato. E credo che sia la notizia della puntata. Siamo con Nino Raffa, trapiantato in tutti e due i polmoni nel 2002, sì, sì, e oggi hai percorso l'intera Nove Colli in 4 ore e 30. Tu sei una speranza. La medio fondo però, non la gran fondo. Hai detto poco, ma io neanche con la moto la faccio. Riuscissi a farlo io. Ma manco con la moto, Renato, io manco con la moto. Sì, oggi è stata una gara abbastanza dura. Penso di avere fatto un ottimo tempo perché l'ho conclusa in 4 ore e 32 minuti con una media di circa 28,5-29 km orari, credo, più o meno. E mi sono stupito anch'io perché mi sentivo di stare bene oggi, la gamba c'era. Io però voglio farti un altro tipo di domanda, perché poi la facciamo concludere a Renato Di Rocco, che ha la responsabilità della federazione. Tu ami il ciclismo? Sì, sì, diciamo che chiamiamola nella mia seconda vita. Dopo il trapianto ho intrapreso a fare ciclismo e grazie a questo oggi conduco una vita ottima. Quando senti parlare male del ciclismo da ciclisti del passato che hanno anche guadagnato col ciclismo e oggi tentano di guadagnare con altre ma cose. Questo è un discorso un po' particolare, diciamo che... Ma il tuo sentiment, come ci rimani? Ma ci rimango abbastanza male perché il ciclismo che venga infangato così non è una cosa bella, perché il ciclismo è uno sport pulito, uno sport che fa stare bene e soprattutto è uno sport che ti porta a girare in montagna, all'aria aperta, dove c'è la natura e quindi ti rende libero. E contemplare anche quello che è la propria vita. Anche quello sicuramente. Beh, io ti faccio gli auguri perché sei fantastico e a noi le persone fantastiche a Screppiati. Grazie, io mi scusi prima. Prego. Di interrompermi, volevo fare un ringraziamento al professor Nanni Costa, a chi ha permesso che oggi fossi qui alla Nove Colli e quindi tutte le persone vicine a me, la mia famiglia, mio padre, la mia ragazza, mia madre e tutti quanti. Grazie a te, grazie al ciclismo che insomma è stata un po' una musa ispiratrice. Grazie a voi. Renato, allora detto questo, siamo proprio in chiusura, io dico soltanto una cosa, io non ho apparentamenti con nessuno e lei lo sa, però quando sento anche io certe cose sul ciclismo, dopo tutto quello che il ciclismo ha saputo esportare, specie negli ultimi 15 anni, perché vogliamo ricordarlo che veramente è il più controllato, il più tipicizzato. Grazie al ciclismo tanta gente, qua ci sono 12.000 persone che praticano sport e fanno una visita medica e quindi se ci sono dei problemi è un po' come la naia, è una frontiera che viene subito abbattuta e quindi la prevenzione grazie al ciclismo esiste in maniera massiva. Ma allora cosa è? O che la mamma degli imbecilli è sempre incinta o io devo cambiare mestiere? Quello sì, che la mamma sia sempre incinta lo è, però non ci dobbiamo preoccupare perché quello che abbiamo sentito da poco è una bella medaglia d'oro, ti assicuro. Quando il ciclismo riesce a dare, grazie al supporto della comunità scientifica, perché dobbiamo essere supportati su questo e lo siamo con grande competenza e professionalità, lo dico in questo campo, lo dico nel campo del diabete dove la bicicletta si sta rilevando uno strumento di grande adattabilità e di utilizzo pratico, per cui di fronte a questo tutto il resto non conta. E poi guarda, il grande ciclismo è qui, il grande ciclismo si sta correndo al Giro d'Italia.
abbiamo atleti italiani che si stanno affermando in altre corse minori internazionali. Ormai il ciclismo è in 5 continenti e si è globalizzato talmente. Sentire gli altri, come dire, conosciamo il ciclismo vero, quello che possiamo toccare con mano e conosciamo quello raccontato, lasciamolo perdere perché rischiamo di fargli troppa pubblicità. Io ho soltanto due domande da farle perché siamo proprio fuori col tempo. Due domande devo farle. Ma Cassani ci abbandona, torna in Rai oppure... No, è una strategia voluta con la direzione della Rai, commenta, è utile anche per lui perché poi insomma ha fatto 18 anni in Rai, non è male. Però insomma continua a fare il commissario tecnico, peraltro sta facendo questa bellissima esperienza, ogni giorno sale su una miraglia differente, per cui è anche un'opportunità straordinaria di sentire all'interno di ogni squadra quali sono le criticità, le necessità e anche le positività, che sono tante. Insomma, abbiamo capito che rimane nostro. Sì, assolutamente sì. L'ultima domanda. Ha un bel progetto da portare avanti. L'ultima domanda, si ricandida Renato Di Rocco? Beh, credo di sì, ho tanti amici che mi sostengono, tante persone illustri che mi hanno aiutato a pedalare, mi hanno aiutato a pedalare in salita nei periodi peggiori, per cui penso che se la qualità non voglia, mente, andremo quindi avanti. Sarebbe, in questo paese qualche volta cambia per cambiare, ecco, quando abbiamo come dire, un campione va un po' poco in bici, ma questo non è un problema, ma lui deve essere campione per altre cose, ce lo teniamo. Io ringrazio il nostro presidente, grazie Renato Di Rocco, grazie anche a Roberto Sgalla, Alessandro Nanni Costa e a te, caro Nino. Sei stata una ventata di grande emozione, ti facciamo tanti auguri. Grazie. Lascio a te la chiusura, dai l'appuntamento a un'altra trasmissione mia con la voce della valle subito dopo. Sì, vi do l'appuntamento al prossimo anno, alla Nove Colli, e un saluto a tutti quanti. E adesso la voce della valle con un bel servizio, anche qua un servizio in rosa dove ci sono delle ragazze che sono state tutte malate e guarite dal tumore al seno e grazie non soltanto alla bicicletta ma alla corsa hanno ancora voglia di mettersi in discussione e sono donne bellissime. A tra poco la voce della valle.